Gossip uomini e donne, Giorgio Manetti paparazzato di nuovo con Anna Tedesco. A pochi giorni dalla fine di Uomini e Donne, Giorgio Manetti è stato beccato in compagnia dell'amica Anna Tedesco. Cosa ci faceva Giorgio Manetti in un centro commerciale di Perugia con Anna Tedesco? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne da qualche ora, e più precisamente da quando il blog Isaichi ha pubblicato le foto esclusive dell'incontro tra i due protagonisti del Trono Over. A pochi giorni dalla fine della stagione 2017-2018 del programma di Canale 5, il gabbiano finisce al centro del gossip per l'ennesimo faccia a faccia con l'ex dama lontano dalle telecamere. Chi ha visto i due, inoltre, sostiene che ci sia qualcosa di più forte dell'amicizia che li lega. UED News, Giorgio e Anna ancora insieme dopo la fine del programma. La stagione 2017-2018 di Uomini e Donne si è appena conclusa, ma uno dei suoi protagonisti non smette di catturare l'attenzione degli appassionati di gossip. La persona in questione è Giorgio Manetti, lo storico cavaliere del Trono Over che, si dice, abbia annunciato il suo ritiro definitivo dal programma. Mentre tutti i siti riportavano le dichiarazioni con cui il toscano ha fatto sapere che non tornerà a settembre nel parterre maschile della trasmissione, dichiarazioni che sarebbero state tagliate durante il montaggio dell'ultima puntata, lui trascorreva del tempo con un altro volto di UED. Come racconta Isaichi in esclusiva, infatti, l'ex fidanzato di Gemma Galgani è stato paparazzato in compagnia di Anna Tedesco, la dama con la quale ha sempre avuto un rapporto d'amicizia un po' ambiguo. Quando entrambi facevano parte del cast del People Show Mediaset, sono state tante le voci che sono uscite su una loro presunta frequentazione lontano da occhi indiscreti, i due, però, hanno sempre negato tutto dichiarandosi solo buoni amici. La segnalazione che è arrivata a questo noto blog, però, mette nuovamente in dubbio la vera natura del legame che c'è tra Giorgio ed Anna, chi li ha incontrati e fotografati di nascosto in un centro commerciale di Perugia, città dove vive e lavora lei, ha fatto sapere che erano molto complici e che era palese che tra loro ci fosse qualcosa in più del semplice affetto. Giorgio Manetti lascia UED per sempre? È mistero sul suo annuncio. Anche se le telecamere di Canale 5 si sono spente per la lunga pausa estiva che si prende ogni anno Uomini e Donne, Giorgio Manetti continua ad essere al centro dell'attenzione per la sua vita privata. Dopo averlo visto per l'ennesima volta in compagnia di Anna Tedesco, sono sempre di più quelli che pensano che tra i due protagonisti del Trono Over ci sia una relazione segreta. A confermare questa teoria, esposta per la prima volta da Gianni Sperti davanti a tutti, potrebbe essere la notizia secondo la quale il cavaliere avrebbe annunciato il suo addio definitivo alla trasmissione. Le anticipazioni sull'ultima registrazione dei Senior, quella mandata in onda venerdì 1 giugno sulla prima rete Mediaset, avevano fatto sapere che l'ex di Gemma Galgani aveva informato tutti i presenti in studio che a settembre non sarebbe tornato. Il gossip sul ritiro di Giorgio da UED è stato riportato da tutti i siti di informazione, peccato che su Canale 5 le sue parole non siano mai state trasmesse, come mai il pubblico non ha potuto ascoltare questo importante annuncio di Manetti? Che la redazione abbia deciso di tagliare le sue dichiarazioni d'addio in fase di montaggio, sperando di convincerlo a cambiare idea sul suo futuro in TV.